I protagonisti delle proteste nel quartiere di Torre Maura, periferia est della capitale, cantano vittoria. I 70 Rom ospiti da martedì nel centro di accoglienza saranno spostati entro 7 giorni. L'accordo è stato raggiunto nella notte tra cittadini e comune, intervenuto d'urgenza per calmare gli animi. Ma i magistrati non sono piaciuti quei saluti romani e quei cori Italia, fascismo, rivoluzione andati in scena martedì. E la procura ha aperto un fascicolo proprio per odio razziale. È un clima molto pesante nel quartiere di Torre Maura, anche perché è stato gravato da tanti anni da problematiche e pressioni sociali. Quindi sono intervenuta per tutelare i tanti cittadini onesti di quel quartiere e i 33 bambini che rischiavano la vita e l'incolumità personale. Li stiamo ricollocando in altri centri all'interno di tutto il territorio cittadino. Non possiamo cedere contro chi continua a fomentare questo clima e continua a parlare alla pancia delle persone, e mi riferisco prevalentemente a Casa Pound e Forza Nuova. A breve, conferma la Digos, i nomi dei primi identificati per i fatti di Torre Maura. Calci e pugni al pulmino che portava i primi 9 Rom fuori dal quartiere, l'assalto al cibo destinato ai Rom e non ultimo il rogo dell'auto dei servizi sociali del comune configurano i reati di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale.